tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Blocco del traffico a Pavia da oggi fino al 30 dicembre dalle ore 10 alle 16. Favorevole o contrario a questa decisione? Ma favorevole fino a un certo punto, perché non è che risolviamo i problemi secondo me. Secondo me i problemi sono più per il riscaldamento esagerato, anche cioè dove andiamo in qualsiasi negozio troviamo dei riscaldamenti esagerati, non si può entrare senza togliere la giacca. Poi vabbè, si può fare tantissime altre cose, basta avere una piccola idea, abbassare gli riscaldamenti. Le macchine, ok, non farle viaggiare tanto, perché io sono favorevole alle biciclette, perché sono un appassionato di bicicletta. E poi tocca ai nostri, quelli che ci governano, a trovare le soluzioni. Può servire ad abituare le persone ad utilizzare i mezzi pubblici, secondo lei? Beh, anche il mezzo pubblico è importante, però ci vogliono dei mezzi pubblici anche che non facciano tanto smog, perché lo fanno, e secondo me non è una bella cosa, anche se ho visto che alcuni autobus sono a metano, quindi probabilmente inquinano meno. Favorevole. Come mai? Perché se siamo arrivati al punto in cui il livello dello smog è talmente alto, bisogna fare un qualcosa di deciso per poter portare sotto il livello della soglia i parametri stabiliti. Bisogna anche da parte dei cittadini avere la coscienza, se è il caso, di non utilizzare i mezzi, perché se si vuole effettivamente migliorare la situazione ambientale bisogna che tutti possano collaborare per cercare di portare ciascuno il proprio contributo per poter arrivare alla soluzione finale di avere una vita decisamente migliore. Pensa che il blocco del traffico sia sufficiente o bisognerebbe adottare altri accorgimenti? No, non credo che questi tre giorni siano quelli che risolveranno sicuramente la questione, però sono convinto che sarà necessario adottare altre misure ulteriori per poter fare di tutto e dare una svolta decisa alla situazione dell'ambiente e del clima in generale. Assolutamente favorevole. Come mai? Perché è meglio avere un mondo senza macchine. Tu sei automobilista oppure no? Sono automobilista, ma la uso solo in casi di estrema necessità. Quindi pensi che possa servire anche ad abituare le persone ad utilizzare i mezzi pubblici? Assolutamente sì. C'è un silenzio surreale a Pavia. È bellissimo. È particolare. Sì, è magico, poi, visto che siamo sotto Natale, è molto bello, sì. I commercianti, alcuni di loro, si sono lamentati perché dicono che il blocco del traffico non favorisce il commercio. La pensi come loro? No, assolutamente no, perché è meglio andare a piedi, a fare shopping a piedi, e il centro è bello perché si può girare così, insomma. Poi l'aria è più pulita. Pensi che possa servire a risolvere il problema o bisogna fare anche altro? Bisogna fare anche altro sicuramente, non chiedermi cosa perché non lo so, però bisogna fare anche altro, ma questo è un passo avanti, insomma.